The White Tapir Cacamboro. Cacamboro. Ciao a tutti ragazzi, sono Pierre e benvenuti ad un nuovo video di RimWorld. Il gioco ha ricevuto un aggiornamento giusto qualche giorno fa e il nostro salvataggio precedente purtroppo non è più giocabile in quanto c'erano delle mod che funzionavano solo con la vecchia versione. Quindi oggi giocheremo con una nuova partita. L'altra volta abbiamo iniziato in una bellissima palude, ma stavolta io direi giochiamo nel primo random site che viene fuori. Bam! Nella tundra, sì, mi piace qua. Ok, ragazzi, abbiamo un posto molto difficile in cui non riusciremo a coltivare pressoché niente. Ci saranno un po' di animali, ma per il resto, tra l'altro, abbiamo una cittadina vicino, non è malissimo. Eccoci qua, in un posto dove non c'è neanche un po' di legna. Ci sono dei muffalo. Ma se noi ci mettessimo qua, sarebbe una posizione perfetta. Madonna, bellissimo, c'è già un posto dove dormire. Allora, noi costruiamo subito. Sleeping spot. Qua. 5. Abbiamo Bismarck. Oh, un warg. Orca. Questo è fortone, eh. Questo è devastante. Mettiamo intanto le impostazioni dei lavori. Quindi, doctor assolutamente. Mettiamo almeno due doctor. Ok, però adesso va bene così. Dobbiamo subito ricercare, io direi, complex clothing e stone cutting. Non so quale dei due prima, penso assolutamente. Ah, non abbiamo steel, subito così. Va bene, allora prendiamo subito steel. E facciamo un coso di ricerca perché ci serve tantissimo. Ah, vedo che hanno cambiato le icone dei blueprint. Sono più carine, devo dire. Un bel campfire. Ah, oh, guarda che bella. Guarda che bel rifugietto. No, veramente. Sozzoba. Coso. Xozo. Xozo. Xozoba. So zoba. Ma che minchia stai facendo? Riusciremo a costruire sto schifo? Brixo, tu sei bravo, no? A costruire. Ok, perfetto. Subito complex clothing. Ma non abbiamo. Oh, cazzo. Possiamo coltivare solo adesso. E ci prenderemo subitissimo cotton plant. Allora, chi può coltivare per bene? Tu. E a sto punto, visto che se possiamo, io direi anche un po' di verdure. Io direi intanto scaviamo. Io direi facciamo un corridoio. Iniziamo a pensare a un bel corridoio su cui dobbiamo mettere stanze, no? Stanze singole. Quindi abbiamo 10 giorni per coltivare tutto. Mai più. Forse riusciremo a prendere un po' di cotone, qualche cibo, ma non di più. Ate without hub. Uncomfortable, slept on the ground, slept in the heat. Oh, troppo caldo. Really? Ah, fai così, va. Sozzoba. Ecco, così siete un po' più freschi. Non rompete il cazzo. Brava, turtle. Need meal sources. Abbiamo già finito il cibo. Ok, costruiamo immediatamente un butcher table. C'erano dei cerbiatti qua. Dove sono finiti? Sono spariti. Eccoli. Yes. Cos'è sta cosa? Change out this person and help with them. Ah, figo. Falcon, cosa ci fai qua? Ah, stai cacciando anche tu? Oh, come on, dai! Uccidetelo! Uccidetelo! Yes, grandissimi. Perfetto, Falcon, stai bene? Oh, dai, qualche colpettino qua e là, ma ti curerai presto. Va bene, qualcuno può costruire sta roba, sta merda. Ah, Xozoba. Vai a costruire, va. E alla svelta. Ok, bravissima. Ok, abbiamo un po' di cibo. Ora cosa ci serve? Spazio in realtà, dobbiamo soltanto minare. La ricerca dovrebbe andare avanti. Stone cutting. Ci manca già cibo.
direi cacciamo due muffali. Anzi, solo uno in realtà. Perché il cibo va male abbastanza velocemente. Ok, since we look like we have your faction be called the White Tapir Cacamboro. Cacamboro. Va benissimo, mi piace. Rick's also thinking that should give settlement a name. What should this local settlement be called? Aloha Beller. No. Trebo. Breixos Expanse. Minchia. Megalomane sto Breixo. Blue Gorarbo. Tracanabantrast. Tracanabantrast. Ok, perfetto. The White Tapir Cacamboro. Io direi tipo qua facciamo una zona enorme dove metteremo, sarà il nostro deposito, dove potremo craftare varie cose. Come vanno qua? 25% grown, siamo al 4 dicembre, 16% grown. Oh shit, già, ok, tu devi scappare. Che i muffalo sono tostini. Dai, ce la puoi fare. Pian piano. Scappa! Se no questo ti devasta la vita. Orca vacca, stai calmo. Sì! Grande. Grande, Breixo! Oh, guarda che bella preda. Guarda che bella preda. Ah! Mad Snowhair! Oh mio Dio! Moriremo tutti. Ok ragazzi, concentratevi tutti. Sozoba, vieni anche tu qua. Nel dubbio. Sbam. Ok, a posto. No salamandra, cosa stai facendo? Porca puttana. Chi può cucinare qua? Cooking. Dai. Ah, Roslin, no. Fermola. Bravo. Bravo. Ok, quando arriverà il 10 dicembre non potremo più coltivare. Raccoglieremo tutto. E entro il prossimo anno dovremo settare una zona in cui coltiveremo. Artificialmente. Devo fare subito stone cutting per mettere degli ambienti un po' più decenti. Noi possiamo in qualche modo, forse terrain rehabilitation? Sì, allows you to correct layer dirt on smooth stone and other terrain to make underground greenhouses. Perfetto! Quindi in realtà ci serve solo questo e una lampadina fighetta. Quindi questo e questo, electricity. Quindi faremo prima terrain rehabilitation e poi electricity, così possiamo intanto... Fermi tutti. Allora, a group of pirates from the unstoppable armadillos. Minchia, gli armadilli infermabili sono arrivati. They will prepare for a while then attack. Prepare defense or attack them preemptively. Ok, jump to location. Oh, Robin! Bravi! Dov'è sto Robin? Attaccherà prima o poi? No, ancora là fermo. Vabbè. Ok, torna. Dov'è sto stronzo? Qua. Ok, tutti pronti. No, tu resti qua. Dai, Robin. Dai, uccidetelo. Spibin. Bravissimi. Cazzo, potremmo prenderlo con noi. Mining, cooking, plants, firefighting. Pyromaniac, porca puttana. No, i piromaniaci non li voglio, grazie.
Non possiamo accantonarlo. Accidenti. Vabbè, facciamo così. Possiamo costruire almeno una porta. Abbiamo legno. Sì. Va bene ragazzi, per oggi è tutto. Se vi è piaciuto questo video lasciate un like, se avete voglia di vedere altri video iscrivetevi al canale e ci vedremo alla prossima puntata. Ciao!